Rapina mano armata alla filiale di Via Fiorentina di Nuova Banca Etruria. Un malvivente intorno a mezzogiorno di mercoledì si è introdotto all'interno della filiale ed armato di coltello ha minacciato il direttore. All'interno della banca si trovavano altre due persone che non sono state minacciate. Il malvivente poi si è dato alla fuga con il bottino, una fuga però durata solamente qualche ora. È stato infatti rintracciato e catturato. L'uomo è stato arrestato in un bar nei pressi del luogo della rapina. Si tratta di un 42enne originario della Campania ma residente da anni ad Arezzo, noto alle forze dell'ordine. L'uomo aveva con sé nel momento dell'arresto parte del bottino che era riuscito a farsi consegnare, circa 2.000 dei 10.000 euro totali. I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Arezzo stanno intanto proseguendo le indagini alla ricerca di un complice. E nella porta d'ingresso della filiale è stato appeso un cartello per avvertire i clienti: sportello temporaneamente chiuso per evento criminoso.